alla piazzetta Giardino, là, ai Murazzi, ai Grivi, al Campanaro. Poi c'è il sito, quello colorato della regione, che in realtà è la vecchia equestre del progetto di sviluppo turistico Trecchia Maratea fatto negli anni 80 con la legge 64, che parte dal Ponte della Scala, si snoda lungo la Sellata all'area dei pedali ed arriva a Maratea, la parte della zona di Brefano, tra Brefano e Massa. Poi nella parte proprio sul confine tra Maratea e Trecchia si snoda una biforcazione che arriva al nostro sito oggetto del. Ecco, da questa tavola noi possiamo vedere, da questa volta fatocarta, come particolare, come incastrato il sito oggetto di intervento, che praticamente si trova proprio in questa vallata, con affaccio verso il mare, che si vede quasi gran parte del golfo, a partire da Praia Mare fino a Maratea verso Sapri. Questo è il sito allo stato attuale. Alla cappella del santuario, la Madonna. All'altra vetta. E in questa vallata noi andremo a realizzare tutta questa serie di tempi. La cresta che scende a strapiombo su Maratea, su Brevano. Questa è la mappa un po' più nel dettaglio, che fa vedere solo il sito, e per ogni colore diciamo che è il sito di ogni singolo attrattore, di ogni singolo attrezzatore. Quindi possiamo partire con la prima, che è la pista downhill, che parte appunto dal Maiorino. È un sentiero già esistente, è già praticato per tale sport estremo. Detto percorso parte dalla località Maiorino, come già abbiamo detto, confine con il territorio di Maratea, in corrispondenza dell'ultimo tornante tra la strada Monte Santa Maria, prima di raggiungere il parcheggio. Il percorso si trova lungo il crinale nord-ovest del Monte Santa Maria, con l'inizio della località Maiorino, a quota 900 metri. Ecco, questo è il punto di partenza. Scende lungo il crinale le Murazze, Festole, il Campanale, il Campanaro, scusate. Come potete vedere, il progetto prevede il miglioramento e la sistemazione del percorso mediante la realizzazione di piccole opere, quali pulizia, disfogliamento, l'eliminazione di qualche spuntone in roccia,
è la installazione di qualche opera e segnaletica di sicurezza. Questa è la parte più, non facevo, questa diciamo, è la parte più attiva, più pericolosa, quella che necessita diciamo, un maggior intervento, e per poi arriviamo nella seconda parte, che seppure abbastanza pericolosa perché percorre proprio il crinale che va tra il crimine e il campanaro fino ad arrivare al Maio Vito. Ecco, vedete, qua sul lato destro c'è proprio uno strapiombo di circa 200 metri e la pista lo percorre quasi per il tempo. Ecco, vedete. Questo è un livello di pericolo per chi vuole porre fine sul complesso l'ideale. Questa è la piazzetta del Pianvino, dove abbiamo fatto una festa di rivale, più o meno. A cavallo. Passiamo al percorso, è questo. Ecco, questa è la parte iniziale del percorso, è questa che si trova al fondo della scala, dove queste strutture sono state già realizzate appunto con il progetto di sviluppo Trittina Maratea fatto negli anni '80, realizzato in parte e mai utilizzato, devo dire. Questo si svolge lungo il castellino da Trittina, di Trittina fino alla località Sellata e poi raggiunge la conchetta dell'area dei Velati a confine con Maratea. È il punto in cui poi si scopre che una parte arriva al mondo e quindi al nostro sito principale e l'altra parte segue lo stesso sentiero fino ad arrivare a Maratea nella zona Crabbrefa-Romassa. Questo è il sito già esistente, il percorso, il sentiero che già esistente, ma solamente, come dire, pulito, sistemato e realizzato appunto qualche opera di messa in sicurezza. Il progetto originario dell'80 prevedeva pure due laghetti collinari, ma in questa fase noi non l'abbiamo eliminato. Ecco, passiamo al trattore di maggiore adrenalina. Ecco, questo è il sito. La posizione di questo pendolo gigante, o altalena gigante, è proprio sul crinale, sulla punta estrema di questo strapiombo che si affaccia sul crinale, e l'oscillazione, quindi l'oscillazione e lo sbraccio nel momento in cui si estende verso mare dà la sensazione di tuffarsi direttamente a mare. Questo fa un giro di 360 gradi. Thank you.
L'altezza della struttura è 11 metri, il raggio di rotazione è di 10 metri, la massima altezza che si raggiunge quando un giro di 360 gradi è un giro più alto è di 20 metri, la velocità massima della rotazione è di 60 km orari. Condizioni di utilizzo da 5 gradi fino a 40 gradi, quindi con qualsiasi, possiamo dire con qualsiasi condizione atmosferica, anche con velocità del vento a 55 km orari. Ecco, questo è il planetario digitale ed è costituito da una struttura in pianta circolare di circa 10 metri di diametro, con una cupola su cui vengono proiettate delle immagini e comunque delle registrazioni effettuate dalla volta celeste, in modo da avere la sensazione di essere proprio nello spazio nel momento in cui si osservano queste immagini. Possibile realizzare degli spettacoli per attività didattica, eccetera. A fianco sarà realizzata una struttura invece che sarà utilizzata come osservatorio astronomico e quindi con telescopi, eccetera, per gli amatori, gli studiosi e il turismo che vuole osservare i pianeti e i satelliti. Snag Farm o Baby Park, questo viene realizzato nella parte più bassa, più pianeggiante, meno pericolosa, meno equilibrio, perché è appunto un'attrazione rivolta più ai bambini. Ed è costituita da una pista a 4 scivoli, quindi oltre a 2 scivoli laterali, più uno addirittura in un tunnel. Le caratteristiche sono allora, tra la rampa di partenza e la rampa di arrivo c'è un salto di circa 15-20 metri. La pista avrà una lunghezza di circa 55 metri e si scivolerà con degli cuscini di gomma oppure addirittura con i semplici jeans. Pista tubing e tappeto meccanico. Questa è l'area di intervento che è poco più in alto rispetto all'area che abbiamo visto precedentemente, che abbiamo appena visto. Eppure questa è costruita da un tappeto in gomma su cui si scivolerà con dei gommoni e poi c'è un impianto di risalita che è sempre in un tappeto meccanico che riporta al punto di partenza. Thank you.
tappeto in gomma con misure di larghezza tappeto il nastro meccanico 90-100 metri lineare, la lunghezza pista è di 120 metri, la velocità è di 0,2 a 0,7 metri secondo. Nei punti di massa, nei punti laterali di dove è in curva, ci saranno dei comuni, dei cuscini di protezione per evitare dei pericoli. Alto in costa. L'area di intervento, questa parte dal punto proprio sotto il parcheggio, fiancheggia, scende quasi parallelamente alla strada fino ad arrivare a un boschetto sottostante. Questo è composto sempre da una rotaia e un impianto di risalita e con delle slitte o bob montate soprattutto su queste rovine. E le slitte sono dotate di sistema di freno, appunto per regolare la velocità, che comunque non potrà superare i 40 km orari, in quanto ci sarà pure un freno automatico che in caso di superamento della velocità comunque rallenterà la macchina, non farla scendere mai. La lunghezza della discesa è di 630 metri, della risalita di 250, quota di stazione a monte 1025 metri, quota di stazione a valle 950 metri. Il sito e le attrezzature sono state individuate in modo tale da renderle, come dire, compatibili con le caratteristiche intrinseche del luogo, per cercare di fare il meno possibile il movimento terra, scale e comunque cercare in ogni caso di creare meno impatto possibile. Io ho finito. Di fare un saluto per tutti e di un intervento. Grazie. Grazie e buonasera a tutti. Ringrazio e saluto il sindaco di Trecchina, l'amico Ludovico Iannotti, tutta l'amministrazione comunale di Trecchina e saluto ovviamente i colleghi sindaci del Lavoriresa. Io cercherò di essere breve e andare per flash, perché ritengo che noi tutti siamo ansiosi di ascoltare la parola del Presidente, che ovviamente saluto, dicendo che, partendo dal dato che noi, come Lavoriresa, dobbiamo essere convinti e coscienti di vivere un momento del tutto particolare, che forse si potrà ripetere eventualmente fra 20-30 anni. Cioè avere come Presidente della Giunta regionale un amico come Marcello Pittella di Lavoria è una situazione, ripeto, forse irripetibile se non tra 30 anni. Ed è tutto evidente che Marcello nel suo ruolo di... è evidente che Marcello nel suo ruolo di Presidente è il Presidente di tutta la Regione Basilicata. Questo dato non lo dobbiamo mai perdere di vista.
Ma è altrettanto evidente che lui è un figlio di quest'area, del lavoro inglese, di lavoro inglese. E quindi è del tutto evidente che un battito in più nel suo cuore per quest'area ci deve assolutamente essere. Il che significa produrre tutta una serie di progetti, di condividere in quest'area una serie di finanziamenti di cui abbiamo bisogno. E quindi un saluto carissimo, affettuoso a Marcello e doveroso. Venendo al tema per il quale stasera ci troviamo qui, intanto voglio dire che noi come sindaci della Volegrese abbiamo avviato un percorso che indipendentemente dalle nostre prospettive future, oggi sindaco, domani un altro, domani un altro ancora, ma questo vale per tutti i comuni, abbiamo messo avviato un percorso dal quale difficilmente si potrà tornare indietro. Un percorso che vede questi sei comuni uniti. Certo, Bruno Vicco l'ha ricordato qualche minuto, non so se poi c'è un riferimento ai compiti di giunta. Però la verità, cari amici, che oggi, ma non lo dico per una nota di merito personale, no, perché sbaglierei, no? Dicendo una cosa nella quale credo, oggi, per essere sindaco, o sei un sindaco tosto, o se non è per te per il sindaco. Essere posto significa dialogare anche con veemenza, ovviamente al termine del litigio tra virgolette deve ritornare la calma, la serenità, la tranquillità, la consapevolezza che insieme si può andare lontano. E lo dice il sindaco di Galatea, convinto che Maratea, pur bella, mi sia consentita, tra l'altro io poi aggiungo sempre che è bella perché il buon Dio l'ha fatta bella. Lei che ci abbiamo messo a noi chissà che cosa. Noi magari rischiamo di incontrirla, ma bella l'ha fatta il Padre Eterno. Però così è. E quindi Maratea è bella. Però a me personalmente mi sono addebitate volte responsabilità, però non quella di essere libero, non quella di essere libero. Cioè a dire che Maratea, per quanto bella, per quanto lanciata nel panorama turistico nazionale e internazionale ormai da 50 anni, non può da sola pensare di reggere a lungo nel tempo. Maratea deve aprirsi. E deve aprirsi un territorio che è bello altrettanto, perché noi abbiamo visto Sarasena Freddina, ma conosciamo Nemoli, conosciamo il territorio di Lago Negro, della stessa Lauria di Livello, cioè territori che sono belli, quindi come dire, l'integrazione tra Maratea e il resto del territorio non è una cosa poi tanto difficile. Può realizzarsi e deve realizzarsi. Io addirittura oggi sul quotidiano c'era una polemica al Presidente perché le presenze come dire, nel 2013 hanno premiato Matera, Maratea rallenta. Intanto bisogna dire che in termini di presenza Maratea è stato il primo comune, è stato un comune che già nel 2012, ancora prima di Matera, aveva superato la soglia delle 200.000 presenze. Nel 2013 la piccola pressione è legata al fatto che il Santa Venere, l'albergo prestigioso 5 Stelle di Maratea, per l'esigenza di assolvere ad un'azione di manutenzione ordinaria e non solo, ma addirittura straordinaria, è stato chiuso. E quello è un dato che alla fine è pesante. Siccome il Santa Venere a maggio riapre e riparte, c'è da pensare che, come dire, questo dato risalirà. Ma la cosa che non mi appassiona, per esempio, nei confronti di Matera, è questa corsa che spesso la stampa mette in salto di arrivare prima. Qui non è il problema di arrivare prima. Io stamattina ho scritto, come dire, dedicando un po' a questa nota, che Maratea, e quindi quest'area, non è alternativa a Matera. Come Matera non è alternativa a quest'area Maratea. Che quest'area e Matera possono essere
due postazioni di eccellenza che possono quindi fare la fortuna di malattia di quest'area di Matera e quindi della Basilicata. Allora, non ragionare in questi termini significa essere veramente miopi. E io, ripeto, posso essere accusato di tanti errori, ma non certo quello di essere miope. Tanto di guardare, di spostarmi almeno, mettendoci tanta buona volontà, cercare di guardare lontano. E quest'area tutta ha le carte in regola per non dover invidiare niente a nessuno. Quest'area non ha niente da invidiare a nessuno. È un'area bellissima, c'ha un mare stupendo, che certo dobbiamo difendere, e qui voglio salutare anch'io l'amico Gerardo Meschionda di Vibula, con cui abbiamo avviato anche in questo caso un percorso insieme per tutelare il fiume Noce e quindi le acque del nostro mare. Perché se il fiume è inquinato, arriva nel mare a distante Maratea, e allora caro Domenico, caro Domenico, caro Gaetano, caro Antonio, non resta più niente, perché non servirà a dire tutto bene il resto se il mare è inquinato. Quindi un'azione di forza deve essere quella della tutela del mare e quindi del fiume Noce. E anche in questo noi siamo stati bravi ad avviare un percorso unitario. Ieri a Maratea ho rivisto l'assessore Berlinguer perché c'era un convegno sull'energia elettrica, le fonti di illuminazione e altro. E in una pausa di questo convegno, l'assessore Berlinguer, che ha avuto il convegno, mi ha espresso il suo apprezzamento perché nell'ultima riunione fatta a Potenza c'era anche Gerardo, lui non c'era ma gli è stato riferito, ha potuto notare, anche per altre riunioni, la compattezza di questo territorio. L'assessore Berlinguer è un assessore esterno che arriva dalla Toscana, mi ha detto che qualche volta era venuto in vacanza a Maratea, ma non conosceva tutte le dinamiche di questo territorio. Quindi sulla base solo di 2 o 3 riunioni ha potuto constatare la compattezza di questo territorio. E questo è un elemento che noi dobbiamo mettere a valore, perché può servirci per far sì che questo territorio si lasci alle spalle un po' tutta una serie, come dire, di carenze che sono riconducibili anche alla responsabilità di noi cittadini, attenzione, però forse, riallacciandomi a quello che dicevo prima, cioè la presenza di Marcello Pittella, presidente della giunta regionale di Basilicata, noi possiamo superare tutta una serie di problemi e di difficoltà che abbiamo registrato fino ad oggi. Quindi, un territorio unito, i litigi, tra virgolette, ci sono stati, probabilmente non mi sento di escluderne ancora, salvo che il 25 di maggio magari non torna ad essere sindaco di Maratea e allora ci incontreremo per una tazza di caffè. Comunque sempre a discutere dei problemi di questo territorio, perché ci sono delle passioni, come dire, che ce le portiamo dentro quasi dalla nascita e nel DNA di ogni uno. Non ci siamo improvvisati amministratori per caso un giorno per essere contro uno o contro l'altro. È una passione che ci assiste da tantissimi anni, non solo a me. Qui sono molti che sono certamente più giovani di me, ma che hanno anche una storia alle spalle, lunga, fatta di passione. È una passione che io a volte dico è peggio di una droga, perché dalla droga si può venire fuori, vai in una comunità di eccellenza e vieni fuori dalla droga. Dalla passione della politica non vieni fuori, quella te la porti per tutta la vita, perché si fa politica per 2 ragioni, ma c'è, scusa la divagazione, o per inseguire interessi personali, e questo credo è una teoria, una storia che non appartiene a nessuno di noi, o perché la passione ci assiste. E se non hai passione non puoi farsi oggi più niente. Bene? Allora, caro Presidente, cari Sindaci, io faccio a Ludovico e a questa comunità gli auguri migliori, più cari, più affettuosi, più sentiti, perché questo progetto significhi tanto per Trecchino, nella certezza che nella stessa misura di grandezza
sarà un progetto che varrà per tutta l'area, insieme anche agli attrattori che intanto sono stati pure assegnati a questo territorio. Vi ricorderà certamente Marcello con Polizia di particolare, perché poi a lui risalgono tutti questi attrattori. Questi sono frutto di un lavoro che Marcello ha cominciato già da assessore all'attività produttiva e ancor prima da consigliere regionale. Perché io mi sono sentito con Marcello, per quanto riguarda per esempio l'attrattore di Maratea l'ascensore, quando Marcello era ancora semplice consigliere. Certo, poi, quando è diventato assessore, oggi che è presidente, l'ho tampinato in maniera ancora più forte fino a raggiungere l'obiettivo. Marcello è persona che si fa tampinare, nel senso buono del termine, perché è di una, no, è di una disponibilità assoluta. Allora, lo dico, ti ringrazio ancora, ti saluto di nuovo tutti quanti gli amici. Marcello, siamo nella... Io ne approfitto per rubarmi qualche minuto che va oltre l'attrattore per comunicare una planificata sulle iniziative che in questi due mesi siamo riusciti a mettere in campo in regione nell'ambito di una visione più generale che appartiene alla consapevolezza e responsabilità di noi, in particolare di chi sta da questa parte del tavolo, che deve necessariamente recuperare a sé in maniera matura l'idea dello sviluppo e della prospettiva, cioè la capacità di mettere in campo azioni amministrative e politiche che gli diano fiducia innanzitutto ai cittadini. E lo faccio ovviamente cogliendo l'occasione graditissima, lo dico, per presentare l'idea sulla quale abbiamo lavorato da un po' di tempo e che è un'idea molto suggestiva. Ricordo, guardavo il filmato, me ne venivano altre idee, però corro un po' meno di del filmato, perché ho bisogno esattamente di, calpestando la terra, per realismo politico, di misurare con i sindaci, con Ludovico, la sostenibilità degli interventi, anche quelli un po' più fantasiosi. Altrimenti rischiamo di far voli blindarici che non ci aiutano. Allora noi abbiamo bisogno di incentivare molto questo nostro territorio, la regione tutta intera. Questo dobbiamo farlo ponderando, rendendoli sostenibili sul piano ambientale e non solo economico. Dando le condizioni, Ludovico, perché questi interventi non hanno bisogno di ulteriore pubblico. Intervento, perché di pubblico ne abbiamo bisogno, possibilmente anche pagando, però divento eccessivamente pubblico perché non regge più la nostra istituzione regionale, se noi pensiamo che tutto ciò che mettiamo in campo possa essere, diciamo, assumibile per impegno non solo finanziario ma proprio gestionale da parte dell'ente regionale. C'è una prima considerazione. Io l'ultima volta che sono stato qui in un confronto anche piuttosto aspro organizzato sul tema dell'ambiente, c'erano Marcello Corsi, c'era Gerardo ed altri, ed è stata anche una manifestazione molto animata, molto partecipata, c'erano i sindaci così come oggi vediamo. E già noi avevamo su quel fronte, ma non solo, avviato un lavoro con le rispettive amministrazioni comunali, con le rispettive maggioranze, per i tanti consiglieri e assessori, un lavoro che portasse sintesi tra noi,
che facesse diventare questo territorio un valore aggiunto per la sua compattezza. Basta con il campanile inutile. Sapendo che ognuno di noi è inevitabilmente chiamato e anche a volte tirato dalla giacca da una spinta identitaria, ma quanto la spinta identitaria è sottolineatura di una peculiarità culturale, una tradizione, una specificità di un territorio, io credo che quella spinta sia un valore aggiunto. Quanto diventa occasione per dividerci, quella è una cosa inutile, anzi, dannosa. E allora noi abbiamo avviato da tempo, ovviamente per responsabilità, se volete anche per un rapporto di amicizia che c'è tra noi, di solidarietà. In una missione difficile, io sono stato sindaco di Tavolia, lo è oggi e sa esattamente oggi, ancora più di ieri, quanto è difficile. Oggi, diciamo, reggere all'impatto in un momento in cui il quadro di stabilità si strangola, la crisi economica si divora, il bisogno di lavoro ti asfissia, insomma, c'è un momento di grande difficoltà. E abbiamo lavorato, diciamo, per fare dell'unità il valore aggiunto, una di grandi c'è una cosa preziosissima. E abbiamo cementato questa unità dalla passione, dal desiderio, dal sentimento che ci vede sul territorio e anche dalla responsabilità che ci accomuna nel vedere questo territorio agganciare una volta per tutte il treno del rinnovo, recuperando virtuosismi di una programmazione che è quella del 2014 e che non solo noi così come siamo, ma anche voi dovete conoscere, così come voi dovete conoscere. Quando noi abbiamo messo in campo e abbiamo approvato nella recente finanziaria di qualche giorno fa e che ci apprestiamo ad approvare in Consiglio regionale, perché diventa un'occasione di ulteriore opportunità per i singoli, per gli imprenditori del settore turistico, ma non solo del settore turistico, e per l'amministrazione comunale. Sto al trattore e poi vengo a quest'altra parte. Io so che i milioni di euro che noi siamo riusciti a sbloccare in un mese fanno tan tan con le risorse che abbiamo ovviamente immaginato di dare insieme, tanto sul lago Sirino, facendo del lago Sirino un altro grande, tanto per Rivello, facendo per Rivello, immaginando sul Rivello un altro grande. E con la consapevolezza, attenzione, di Lago Negro e Lauria, di su questo versante, diciamo, di cedere il passo a tre comuni che hanno una vocazione più spinta sul turismo. Vede che sforzo anche culturale, insomma, anche di unità responsabile che c'è stato. Perché Lauria non ha una vocazione spinta sul versante turistico, e forse non ce l'ha per certi versi neanche Lago Negro, se non per essere una città dai servizi avanzati. Diciamo la verità. Poi c'è la montagna, c'è il Parco Giada, che sono due occasioni che noi dobbiamo recuperare nella nostra programmazione, così come per Lauria c'è una vocazione un po' più da attività produttiva. Allora, se noi investiamo sulle attività produttive, sulla vita e sulla città dei servizi per Lago Negro, è evidente che sulle altre tre cittadine dobbiamo investire sulla salute del paese, perché hanno questa condizione. E allora Maratea diventa capofila con i tre anni di una SPN, un sistema turistico locale, si mettono insieme questi sindaci. Lavoriamo alacremente con 1.000 milioni che attraverso il quarto litigio e c'è chi fa da sarcitore. E sostanzialmente tiriamo fuori ed elaboriamo una programmazione che poi con l'atto di men che non si dica porta a casa risultati importanti. Non solo economici, perché 1 milione di euro donino al Lago Sirino non è una cosa nulla rispetto alla
l'idea che abbiamo di questa straordinaria zattera galleggiante che in un contorno straordinario dell'Adeno del lago ci farà gustare teatro, musica, passioni, ricordi, la storia della nonna al lago, insomma, una serie di cose anche molto particolari su Gisella. Ma perché poi ci porta i 3 milioni di trekking, perché poi ci porta, quanti sono, 700, 800, 2 a livello, perché poi porta l'ascensore panoramico, speriamo non sconti problemi, diciamo, di tenuta a Maratea, più tecnica che altro. Io penso esattamente che abbiamo creato le condizioni in questo territorio, tra grandi attrattori, storie e tradizioni, di evitare il brand di questa nostra valle del Noce. È evidente che dobbiamo rafforzare la cooperazione, come abbiamo fatto insieme all'associazione sul versante della tenuta e della sostenibilità. Mi sembra che su questo gli sforzi di passi avanti ne sono stati fatti molti. Manca ancora un segmento in quel senso, noi siamo pronti anche regionalmente perché si abbia la totale garanzia della sostenibilità. E poi abbiamo esattamente bisogno di completare queste iniziative come quelle che abbiamo appena visto, con un contorno non indifferente di servizi che sono altrettanto essenziali rispetto all'opera. Perché l'opera, senza avere in questo nostro territorio la larga banda, capito bene, la dico così, diventa anche un po' fine a se stesso. E però noi abbiamo questo conseguimento del progetto, perciò voglio parlare anche di altro. Perché se noi insieme inseriamo questa progettualità rispetto a che cosa, al destino di questo territorio, che anche preso individualmente per città vive un comune sbutire, io ho la sensazione di consegnare in una visione un po' più strategica un sistema che tiene. Allora la capacità, insomma, nostra, con grande modestia, è stata esattamente non solo di recuperare le risorse in tempi anche molto rapidi, che di questi tempi non è facile, ma soprattutto di concepire e di dimostrare che quando ci si vive in questo modo, sì, di errori tutti ne facciamo e ne faremo ancora, ma qualche virtuosismo fuori. E allora io mi permetto esattamente di dire a Ludovico, lo dico agli altri sindaci, che la programmazione che è stata oggetto di una nostra elaborazione dovrà andare avanti, dovrà essere ciò che manca ci sarà. Per cui noi assumiamo l'impegno, come abbiamo fatto, affinché questo sistema turistico locale abbia le risorse per completare, per arricchire e anche per riconoscere la rete dei servizi a contorno che è necessaria. E se volete anche un'idea altrettanto importante, che è la commercializzazione di questo territorio, cioè noi dobbiamo venderlo, e io un po' di idee ce l'ho, e dobbiamo affidarci per vendere questo territorio, per le bellezze che ha, insomma anche per i prodotti che ha, per le qualità ambientali e anche per questi grandi attrattori. Noi abbiamo bisogno di vendere i nostri centri storici. Abbiamo bisogno non solo delle risorse per farlo, perché quelli non sono neanche, diciamo così, proibitivi. Noi possiamo farle e le abbiamo nella nuova. Abbiamo bisogno di qualità di prodotto. Cioè, i soggetti a cui ci rivolgiamo o ci rivolgeremo per promuovere questa rete devono essere soggetti attraverso i cari pubblici, così come la norma impone, di assoluto livello di qualità. Non ci sono mezze cartucce. Il livello deve essere altissimo. E noi andremo a Milano all'Expo 2015 a presentare il sistema turistico lucano e di questo territorio. E sarebbe interessante quando io al comune ho detto a Ludovico e ai suoi
ai nostri amministratori, facciamo un plastico di dimensioni, diciamo, contenute. Perché lo facciamo di tutto questo sistema? Perché insieme al carro della Bruna e ai sassi di Matera, io ci voglio mettere anche il sistema dei trattori e delle bellezze naturali del nostro mare, delle nostre colline, delle nostre montagne, dei nostri centri storici, perché noi abbiamo bisogno esattamente di far conoscere in Expo 2015 a 20 milioni di cittadini che verranno a Milano che cos'è la Basilicata, e non pretendere di portarne chissà quanti, ma un pezzettino, e dire attenzione che in Basilicata esiste la Basilicata, lo so che esiste, lo sanno anche tanti ormai, ma perché in Basilicata c'è la possibilità di gustare cibi buoni, di respirare un ambiente salubre e soprattutto anche avere un'occasione ludica, culturale, voglio dire, di tradizioni, che oggettivamente può accompagnare, diciamo, il gusto, il desiderio e anche l'appetito, la curiosità e l'amore di tanti cittadini. Noi dobbiamo fare questo, l'ho detto ieri a Matera. Allora ha un senso creare un grande gioco di squadra in Basilicata e anche una grande alleanza. Matera è il nostro più grande alleato, non solo perché è in corso la nostra città di Matera verso la capitale, il riconoscimento del capitale europeo, ma perché effettivamente riesce attraverso i sassi, riesce attraverso la sua, se volete, anche vicinanza culturale alla Puglia, c'è un'altra mentalità, un'altra cultura di quella a Matera. Dobbiamo essere onesti. E quando io in finanziaria dico attenzione, la PT va a Matera, non si discute. È perché da presidente di tutta la regione capisco esattamente in questo momento di non far torto a nessuno. Perché oggettivamente Matera in questo momento è la nostra locomotiva. E Matera fa pandan con Maratea, con questo sistema turistico. E anche con l'altro mare, e possiamo agganciare a Maratea e a Maratea, per capirci, e a Metaponto, sono tre M, anche quello, qua la quarta M, per dire esattamente che quel comprensorio tra le catacombe ebraiche, per dire, e la farfalla bramea per i laghi di Monticchio, la badia straordinaria, e anche, diciamo, le chiese rupestri e tante altre belle tesori inestimabili, io andare a visitare, noi possiamo avere un sistema turistico che veramente e noi facciamo, traduciamo quello che vi sto dicendo così in cifre e in articoli nella finanziaria, perché sosteniamo questa politica. Sosteniamo Matera 2019, sosteniamo l'Expo 2015, sosteniamo e decliniamo le articolazioni dell'APD, che non significa prendere servizi o uffici, significa avere i vincoli di potenza, ma dare simbolicamente un timbro ad una città che oggi corre per essere la città capitale europea 2019. Allora, io penso esattamente che in questa ottica noi possiamo tentare di declinare, voglio soffermarmi su un altro aspetto importante che è quello delle infrastrutture. Io penso, lo dico perché vedo operatori turistici, settori ovviamente interessanti, io penso che possiamo fare una grande operazione di merito anche su Expo 2019. Io lì non ci vado, io lì regione, non ci vado a fare la passerella, non ho bisogno di fare passerella, se dobbiamo fare questo non ci dobbiamo. Cristina e Biagio stanno lavorando all'altrimenti con un nucleo di esperti in regione per costruire un prodotto di grandissima qualità, che porti dentro tanto i turismi della Basilicata e delle bellezze, anche prodotti dell'agroalimentare di maggiore qualità, di maggiore pregio.
E fare un investimento significa non mettere solo la fish come 300.000 euro per l'ingresso, no? Tanto costa entrare all'Expo. Noi mettiamo oltre quella fish, mettiamo 1,5 milioni, noi non ci crediamo. Lo dico agli operatori turistici, non ci crediamo. E però abbiamo bisogno certamente di arrivare portando una regione, renderla presentabile, vivibile agli occhi di chi verrà, che non sono italiani, per la gran parte, forse per la gran parte saranno cinesi, giapponesi, russi, americani. Noi abbiamo bisogno di prendere un pezzo di quelli esattamente un pezzo che potremmo fare, cioè, e le idee sono sempre molto utili, fatecele avere. Chi verrà di volerlo fare. Ancora, io penso che questo territorio possa recuperare qualche altro virtuosismo. Speriamo, Mario, che nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, riusciamo a dare una notizia sul destino del nostro comune di Matera, che non è stato abbandonato nella idea nostra. Perché un servizio avanzato anche quello che sta dentro il meccanismo di rete. E noi riteniamo che è spendibile l'iniziativa messa in campo. E se due padiglioni dell'ospedale di Matera, l'uno da abbattere e da ricostruire, l'altro da consolidare, avremo bisogno di recuperare 10 milioni di euro per fare l'ospedale. Sul tema d'altro noi ben che non si dica già ne abbiamo recuperato 3,5 già destinato nel senso che ci crediamo e voi sapete che cosa può significare per Trekking, per il sistema, per l'Aurilia, per l'intera Basilicata pensare ad una Mutrio Lucana del Sud, che cosa significa pensare di ingegnerare ulteriormente strutture avanzate sul campo dell'alta specialità di abitazione, soprattutto nel settore dei neurolesi, neurologici. Io penso esattamente che possiamo fare una grande cosa e spero che nelle prossime settimane ci siano le condizioni per dare, non voglio dire un annuncio, ma sicuramente mettere fa compiere un altro passo in avanti in questo senso. Così come io credo che possiamo salutare anche con soddisfazione la firma dell'accordo quadro di programma che abbiamo siglato insieme al capo dell'ANAS nazionale Ciucci, al Ministero dello Sviluppo Economico. Noi eravamo partiti da un programma di 6 miliardi di euro qualche anno. Voi comprenderete bene che 6 miliardi di euro non ce ne dà neanche gli Emirati Arabi insieme. Figuriamoci la nostra Italia in questa situazione. Siamo stati bravi nel giro di poche settimane a recuperare un po' più di virtuosismo nel razionalizzare le risorse. E passiamo da 6 miliardi a 1,9 miliardi. Per collegare la Basilicata all'interno e all'esterno, guardando attualmente al sistema delle regioni meridionali con un po' più di diciamo, attenzione. E quando noi approviamo in giunta l'intesa quadro generale sulle infrastrutture, che significa il 1,1 miliardi, e abbiamo in portafoglio già 400 milioni di euro, ci rendiamo conto esattamente che tra fondi FES della nuova programmazione, tra fondi nazionali, fondi rivenienti dall'FSC, che è un'altra misura importante, e fondi rivenienti dalle rose del petrolio, 1,5 milioni, in 5 anni riusciamo esattamente ad avere. Significa completare per la gran parte la rete infrastrutturale
che collega all'interno la nostra regione e anche l'esterno. Per invece, nei 400 milioni di euro che abbiamo siglato ieri, l'altro giorno a Roma, ci sta finalmente non solo il finanziamento, ma anche comandando il completamento della famosa predetta. Mettiamo i soldi come regione, è vero, sono 30 anni, ma almeno ce l'abbiamo fatta e forse dobbiamo assolvere questo risultato anche con un lavoro che di concerto e forse ci ho messo pure un piede sopra l'acceleratore, era anche giusto necessario, ma recuperare 8 milioni di euro dalle casse regionali non è proprio un'impresa che fai. Abbiamo fatto tutto. Io ho accennato per cogliere il risultato e lì c'è completamente la gara, se lo già fatto, se noi abbiamo già addirittura chi si è aggiudicato la gara. Ma noi mettiamo dentro anche la strada statale 18, che vanta qualche decina di milioni di euro di finanziamento, e ci mettiamo anche la famosa potenza MEF, prima o sapendo che quella è una strada complicata e pericolosissima. E ci mettiamo anche dentro il completamento della Bradanica. E ora noi cerchiamo di fare un'operazione con 400 milioni di euro, non in rete, poi andiamo ancora oltre, perché nel quadro, nella intesa quadro strategica generale, io la pubblicherò, anzi, l'unico informativo sono stati invitati i sindaci, tutti in Basilicata, la maggior parte che presento loro in conferenza stampa che cosa posso dire. Perché lì troverete per stare in questo territorio l'ammodernamento della 5G. Troverete esattamente il completamento, ma dalla Bretella completata alla Galdo, Pollino. Troverete l'ammodernamento della Via Cavoroni, troverete l'adeguamento della Sindica, troverete l'adeguamento, lo sfondamento con gli Andrino. Allora, questo quadro, ve l'ho detta così, perché poi c'è il primo lotto dell'annuncio pubblico, un'altra arteria importante, significa Vivo di Tursi, Cracco, Pisticci, Ferrandina. Ciò significa noi colleghiamo trasversalmente, quando diceva qualche uno, un autore della politica europea, di questo territorio, che sostanzialmente bisognava riprendere il tema della via Candela Poggio. Io, discutendone con lui, ho detto, noi lo abbiamo fatto, però bypassando il via Azione. Perché la valutazione di impatto ambientale nazionale ha bocciato il tratto che dalla via va al bagno di Basilicata. L'ha bocciata per una non sostenibilità ambientale. Ora, non siamo tecnici, rispettosi, pure bocciata. Io mi pongo un tema, come la facciamo senza che ce la bocci? La facciamo senza qualificarla alla via. Però l'idea che sfondiamo verso la Valdaglia la facciamo, l'idea che moderniamo la Saurina, penso sì, e ci sono i soldi, e l'idea che noi facciamo anche il tratto Baglio che poi va verso Genzano, Corde, Genzano, eccetera, io penso di sì, cioè si può fare anche un collegamento trasversale che collega i corridoi, quello Adriatico e quello di Reno, la Saurina di giocare. Io penso che questa cosa la si possa fare, la si debba fare, ecco perché sono opere strategiche e come noi consentiamo ai visitatori di venire a giocare su questa legge che abbiamo visto prima. Dobbiamo consentire loro esattamente, non so, di godere della loro follia. Perché c'è da godere della loro follia. Però c'è anche questo nel mondo, ed è giusto che sia così. Attraverso una possibilità di comunicazione che oggettivamente non può essere, se noi guardiamo un po' oltre il nostro naso, se noi pensiamo di mettere pezze, forse come anche la politica, come anche noi abbiamo fatto negli ultimi anni, io penso complessivamente in Italia, io penso che faremo un errore
non ce lo possiamo consentire, siamo in un altro tempo, in un'altra epoca, o cambiamo registro o siamo fuori dalla strada. Allora noi abbiamo deciso tutti insieme di cambiare registro, di essere un po' più veloci, un po' più legati e spinti sulla sburocratizzazione e molto meno legati alla filiera stretta del corso. Stiamo alle grandi questioni, stiamo alla grande famiglia, stiamo alla capacità di tenere insieme un territorio più ampio e smettiamo di litigare tra di noi. Perché vi assicuro, ve lo dice una persona che in questo momento si sente veramente come un topolino in una stanza vendita. E il tempo lo passo tutti i giorni, comandante, mi guardo lei non perché ho primo posto, esattamente per fare la zig zag e tentando di evitare qualche trampolino, va bene? Ora, si tratta di questo, per cultura e per responsabilità e anche per maturità, ormai le lancette dell'orologio, diciamo come hanno, non tornano più, per cui se non c'è più tema ci sarà uno più coraggioso di noi. Per cui anche se cade non si arresta l'orologio, non si arriva avanti, non torna indietro. Allora, smettiamola di darci esattamente botte sui piedi. Stiamo esattamente nel cercare di trovare le ragioni che uniscono nella diversità e della vita. Perché non esiste l'intenzione comune. Esiste un valore aggiunto che è la pluralità del pensiero, delle culture. Poi c'è anche il senso di responsabilità che tiene insieme obiettivi, macro obiettivi, e il mio unico macro obiettivo si chiama Basilicata. Però quando io ragiono in questa maniera sulle infrastrutture come sul turismo, lo faccio anche pensando a quel segmento, e vado verso la conclusione, che in questo momento, amici vecchi dei paesi vicini, non ce la fanno. Perché c'è un tempo che in Basilicata e anche qui a Caprile, non ce la fa, cioè non può mangiare. Ed è il 33%. Questa povertà esiste, a questa povertà noi dobbiamo risposta. E la risposta noi la diamo, esattamente, dando innanzitutto l'esempio. E in secondo luogo mettendo in campo misure che puntino esattamente una risposta per quanto parziale, accompagnando quelle misure, parlo del COPES per capirci, parlo dei lavoratori in mobilità in deroga per capirci, che noi non possiamo abbandonare sul terreno, diciamo così, del dimenticatoio, ma dobbiamo recuperare anche per i capelli alla vita attiva, ad una dignità, e recuperarli anche attraverso politiche attive del lavoro che noi vogliamo mettere in campo, altrimenti questa non è una società. Questa macchina in disuso ferma ed ecco il pezzo. È una Ferrari che viaggia ad alta velocità, non è possibile, questa non è società. Poi c'è il tema dello sviluppo, perché tu devi fare occupazione. E non mica siamo mandrache che pensiamo di risolvere il problema di 150.000 disoccupati. Però è altrettanto vero che noi abbiamo bisogno di recuperare economia, PIL, facendo virtù o virtuosismi delle nostre bellezze, la nostra capacità di fare rete, la nostra capacità di elaborare sistemi di attrazione anche territoriali, come quello che stiamo cercando di fare. E lo facciamo anche mettendo in moto un meccanismo incentivante innanzitutto per gli ultimi e per i venuti, sull'efficientamento energetico, perché dobbiamo abbattere esattamente la bolla energetica. E lo facciamo mettendo incentivi su questo. Perché la Kyoto regionale si può fare in questo momento, noi la facciamo in finanziaria. Perché io penso che se noi diciamo, investiamo su quello, mettiamo in moto, lo dico alle pubbliche amministrazioni, un meccanismo, tanto sul pubblico quanto sul privato, che ci dà virtuosismo, perché ci dà lavoro, perché, perché i nostri falegnami fanno questo, perché si genera occupazione, si genera risparmio, e così noi possiamo farlo sulle scuole, sull'edilizia scolastica. Quando metteremo in moto, abbiamo già approvato una fittura a 40 milioni di euro per 100 scuole in Basilicata, in 100 comuni, su 100 comuni, non è una cosa proprio da nulla non mettere in moto quella microeconomia che serve esattamente a tenere su il cuore che oggi è un po' più caldo, che oggi purtroppo sconta un po' più. Se noi
di fare queste operazioni su scuola, su agricoltura, su energia, sull'edilizia. Io penso che mettiamo in moto un meccanismo, diciamo, di lavoro, di economia, occupazionale, di sicurezza, che credo sia utile per la nostra regione. E poi pensiamo di mettere in campo anche risorse economiche per l'ingegno occupazione, perché dare a istituti di credito come ai imprenditori, cioè 10.000 euro a giovane laureato o non laureato per anno, per due anni, in modo che sostanzialmente lo paghiamo noi per due anni, e poi dopo loro possono tentare di formarsi, e non solo in Basilicata, ma la ferriera di Potenza, che ogni anno ha un turnover di 40 unità e dalla sede anche uno stabilimento allo Sol, poi diciamo nel nord, può tranquillamente farlo in base a questa norma e può portare anche i nostri giovani lì e poi ritrasferirli dopo due anni. Cioè, noi abbiamo bisogno di creare le condizioni perché anche i nostri giovani possono competere, e le imprese, non solo lucane, che purtroppo scarseggiano alcuni o molti, che le altre arrancano, ma anche altri che hanno virtuosismi altrove possono recuperare i lucani e portarseli e poi farli rivenire, altrimenti non ce la faremo a creare onestamente. E allora anche il turismo è una opportunità. Allora questa cosa noi cerchiamo di farla con questa dando questa impronta, e quando noi pensiamo, diciamo così, che per la prima volta si mette mano alla fiscalità per cui i redditi superiori ai 75.000 euro pagano di più e aumentano al massimo l'aliquota, e la pagano al massimo purtroppo, e colpiremo Mancusi e Pittella probabilmente, ma è giusto che Mancusi e Pittella paghino di più a fronte di chi oggi non ce la fa proprio. E quelle risorse che noi recuperiamo, che non sono tantissime, ma è il segnale politico che noi diamo, è che c'è una società che non ce la fa, e quella che ce la fa cede un pezzo di proprio a quella che non ce la fa. E allora noi tentiamo esattamente di mettere in campo queste misure, che non sono da nulla, che tendono esattamente a fondere una società, la Lucana, quella Lucana, come la nostra, organizzata per eccellenza, per lobby costituite, perché così. Guai a toccare l'altro, lui dialoga con l'altro, non sia mai. Allora noi invece diciamo esattamente che vogliamo mettere in mano, e lo facciamo anche attraverso una nuova governance. Ecco perché la PD, ecco perché noi in un mese cancelliamo l'Arpea, ecco perché in due mesi rifiniamo l'Arsia, ecco perché facciamo il commissariamento unico dei consorzi bonifica, un altro squallore in questa nostra regione. Ecco perché noi pensiamo di fare l'amministratore unico della comunità, ed ecco perché noi livelliamo in basso con legge tutti gli emolumenti dei direttori, degli apicali della nostra regione. Tutti, nessuno escluso. E nessuno si può autodeterminare lo stipendio, perché così è accaduto. E allora noi sediamo questa impronta, è chiaro che poi diventiamo un po', ma è evidente, ma io penso che è preferibile diventare un po' più antipatici e perdere anche qualche consenso, ma salvare la Basilicata, perché in questo momento la nostra missione, se ce la fanno tutti da tempo, è quella sostanzialmente di arrivare fino in fondo, è quella veramente di prenderla per i capelli e uscire dalla palude che ha messo in difficoltà definita, che lo ha fatto di meglio, che gli ha fatto prendere consapevolezza che non c'era più condizione per andare avanti. Non esiste più questa storia, è finita, si va verso le riforme, e noi o interviamo questo nuovo pensiero, questo nuovo sentimento, questo nuovo, diciamo, anche disagio per certi aspetti che ci viene dal mondo dei giovani, dalle famiglie che non ce la fanno, e noi abbracciamo coralmente, unitamente, questa squadra che continua ad andare avanti e che promuove esattamente il proprio territorio, lo fa diventare un sistema. E la stessa magari di dialogare ognuno per sé e Dio per tutti, noi stiamo Dio per tutti e basta. Questo è quello che dobbiamo fare, questo è quello che stiamo chiedendo. Allora questa sfida mica la vince uno solo, ma la vince esattamente una squadra in cui ci sarà anche uno che ha la fascia del capitano, ma ci sono 11 giocatori in campo, ci sono anche
mi rimpiazzi, ci sono anche gli allenatori, c'è anche un pubblico che tifa, c'è anche un pubblico che ti suggerisce, che ti tira dalla giacca quando sbagli, ma cioè c'è esattamente una grande festa di popolo che ti dice: io penso, io alzo la testa, mi rimetto a camminare, non sto soltanto sull'indice murato, non salgo sul palco e dico che è tutta una schifezza, forse c'è da sperare, forse c'è da rilanciare. E questa iniziativa di questa sera è incommiabile, come quella che abbiamo fatto qualche sera fa a Malatea e che faremo ancora negli altri comuni, io penso che sia da replicare, ecco perché io prendo un pullman. Ci vedo scritto su Matera 2019, non metto a girare tutte le piazze la Basilica. Spiegando esattamente ai cittadini, la fisica è qualche esattamente che cosa voglio fare. Che cosa stiamo facendo, che cosa siamo stati capaci di fare in due mesi, perché questa storia, a mio giudizio, può portare di così. Basta esattamente viverla con questa dimensione di cuore, di respiro, di testa. E anche con l'impegno e con la voglia di fare qualcosa per questa nostra regione, non c'è bisogno più di posizionamenti, non c'è più la regione. E allora si tratta di sposare questo progetto e per esempio immaginare sull'ambiente come stiamo facendo, dico Gerardo che è molto sensibile a questa materia, come noi, un autore di ambientale unica, che tenga dentro tanto il pezzo d'acqua, tanto il segmento osservatorio ambientale in Val d'Agri, che tenga dentro il CNR, che tenga dentro qualche università che si occupi non solo del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria, ma anche della vice umana, per capirci, del sangue, dell'urina, dei nomi, dei cibi, che noi abbiamo bisogno esattamente di dare tranquillità e certezza ai cittadini che vivono e che vogliono venire qui, che vogliono gustare i nostri prodotti, che vogliono respirare la nostra aria. Attenzione, io non voglio che una regione passi come la terra dei fuochi, perché non me la sento di dire che è la terra dei fuochi la nostra regione. E se ci sono criticità, chi ha sbagliato deve pagare. Ma non possiamo fare di tutte le fasce, allora creiamo le condizioni per ridare credibilità alle istituzioni, alle articolazioni delle istituzioni e dei cittadini, anche associati. Io penso che queste sono le cose che poi tocca fare e tocca mettere in serie, in fila, insieme al grande attrattore di Trecchi, al grande attrattore di Maratea, di questo nostro territorio e di livello. E penso che faremo bene. L'altro giorno parlando ho fatto saltare dalla sedia il rettore dell'Università di Ginevra, che insieme a quello del dottor Vergata mi incontra e sostanzialmente mi parla insieme all'ex assessore alla sanità Martolano della rete nazionale sul diabete. Voi sapete che la rete nazionale del diabete parte dalla Basilicata, della prima, se non l'unica. Bene, allora lo ascolto. La Basilicata dopo la Sardegna ha la più alta incidenza, sapete? E io ti faccio una proposta, guarda, bene, se la politica mi segue, nessuno sa perché sai, di queste tecniche semplici, io chiedo di costituire e finanziare l'agenzia di geomedicina. L'agenzia di geomedicina, che studia tanto il diabete quanto le altre patologie partendo dai territori, e creiamo un link associativo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la prima agenzia di geomedicina d'Europa. Bene, quello ho venuto in silenzio, Salzer dice: ma veramente Presidente, lei pensa di fare questa cosa? Certo, se la politica proporrà questo, se la politica mi consente, perché la politica non sono io sono fatti i miei consiglieri, però perché non mettiamo su cosa del genere? Sapete che cosa significa? Sapete che cosa significa portare a Maratea convegnistica in questo senso? Sapete che i 6.000 numeri di presenze che sono mancate non solo, diciamo così, per il Santa Venere l'anno scorso, possono diventare più 20.000, più 30.000, perché i nostri giovani ricercatori possono trovare occupazione, possibilità qui, o possono trovare occupazione o possibilità di torno. Allora io penso esattamente che noi dobbiamo stare su questo punto, non sulle cosette, perché stare sulle cosette non si, e vi trascuro il tema del petrolio.
complicato, più complicato, potete richiamare un'altra sessione quando volete, ovviamente, ma solo ed esclusivamente, non perché lo voglio, solo ed esclusivamente perché è molto complicato, sta tra luoghi comuni, tra il pettegolezzo e anche il coso vero, sta però esattamente in una nuova declinazione del tema. È un'assunzione di responsabilità di una classe oggetto che non dialoga tanto con le compagnie petrolifere, ma col governo nazionale, soprattutto alla luce della riforma costituzionale del titolo quinto all'articolo 117 sulla concorrenza. Io sono tranquillo, avendo fatto partecipare a tanti emendamenti degli interventi che ho avuto modo di consigliare al presidente Ranico, perché la materia autorizzativa e autorizzatoria ambientale rimane in capo alla regione e dunque non ci sono rischi e pericolosità, e c'è un'ipotesi addirittura di legge che vorrei presentare alla conferenza dei presidenti della regione, che è un'ipotesi che perì sostanzialmente il massimo di territorio per regione. È un po' come quando l'Europa ha fatto col partner sharing sull'energia alternativa e ha assegnato ad ogni regione la capacità di produzione. A noi ci ha dato esattamente X megawatt da produrre per le varie tipologie di energia alternativa. Anche sul petrolio abbiamo tentato di fare questo, ed è una proposta, un tipo di legge che ho elaborato. Da proposito è nazionale per dire, attenzione, qual è la quota produttiva del territorio organico? Questo è il tema. Su queste cose dobbiamo spiegarci, o su quante unità lavorative mandiamo al centro olio, l'uno e l'altro. Per cui ce ne diamo 20, siamo stati sotto lo schiaffo dell'Eni o della Tocca. Ma su queste cose non ci stiamo noi. Allora ecco perché io penso che possiamo, diciamo, andare avanti su queste nostre straordinarie opzioni facendo, diciamo, un po' luce. La stessa luce che portiamo al porto di Maratello, in una mozione strategica, vi faremo vedere, Mario, quanto bello farà diventare per porto. L'ultima questione, i nostri centri storici, ed è la sfida che io lancio, ai sindaci presenti, e anche a voi. Siamo nelle condizioni di fare come tu hai fatto. Bene, sei capace. E gli altri sindaci si accompagnano con te. Siamo in grado di fare un censimento di tutta la valle del Noce, dei centri storici, delle nostre case sfruttate, dei nostri appartamenti abbandonati, delle nostre case pericolanti, delle nostre case. Siamo in grado di fare un censimento. Se siamo in grado di fare un censimento, è una sfida che vi lancio adesso, voglio vedere se la remo. Vi voglio un po' sfidare, affettuosamente. Io penso che questo centro storico, con me, può diventare un sistema. Alcuni comuni può diventare un sistema che noi possiamo vendere a Milano, un Expo Milano. Possiamo vendere in una straordinaria fiera dei centri storici, si chiama Perla. Ed è la regione che vende, tra virgolette, nel senso che promuove i nostri centri storici, perché gli irlandesi possono andare a Irsina, perché non possono venire anche da noi, perché gli inglesi o gli americani o i russi non possono venire sostanzialmente a nutrirsi dei nostri territori, nei nostri centri storici, perché i nostri lucani nel mondo che stiamo cercando di mettere in rete possono trovare occasione per ritornare in maniera anche, perché io non voglio pensare che ci possa essere un turismo di ritorno, soprattutto di una seconda e terza età. E se noi facciamo questa operazione, possiamo creare condizioni di sviluppo e di occupazione in questo senso, possiamo vivere senza soltanto lamentarci che si spopolano i nostri paesi, ma perché si spopolano? Scusate, non giovani, se non è che allora noi mi chiedo, o noi li creiamo con attrezzi, una scatola di attrezzi adeguati, anche culturali,
la possibilità di fare imprese, perché ormai l'Europa va soltanto sugli start-up, spin-off e sull'auto imprese, c'è chiuso. E non c'è più fondo perduto per fare occupazione. E lì dove non c'è la cultura dell'impresa, perché da noi non c'è la cultura dell'impresa, come si vede, se non questo. Ce lo spieghiamo noi come facciamo a riempire esattamente questi nostri centri storici senza funzionare. Quelli che noi distribuiamo, perché ce la serve dalla Cristiania, per capirci. Allora, noi abbiamo bisogno di fare scommesse su questo livello. E su questo livello io sono convinto che siamo nelle condizioni di sfondare più di altri. E abbiamo opportunità, non voglio dire di nutrirci di oggi di una esposizione avanzata del Presidente della Giunta regionale. Per la volta io capisco anche questo e ci sta. Se volete, almeno nella conoscenza, forse anche in tempo reale, sta accadendo nella nostra provincia. Io vi sto dicendo esattamente i nuovi soldi dove vanno, le nuove risorse europee dove vanno. Ve lo sto dicendo esattamente tanto all'indirizzo dell'impresa sull'innovazione tecnologica, di processo e di prodotto, quanto sulla gente. Ma lo sto dicendo anche ai giovani che guardano all'auto in piedi, quindi start-up, spin-off. Poi alle risorse che vanno sul credito d'imposta e sulla credistanza. E poi il resto, i turismi, i centri storici, il benessere e la salute, il dissesto geologico e l'efficientamento energetico. Su questo ruota la nuova programmazione, saranno 10 assi. E io nella mia programmazione regionalmente ne abbiamo messi 7. Per dire, non c'è più il libro dei sogni, quello che un tempo facevo, ma ci sono 7 linee strategiche prioritarie. O le prendiamo o siamo fuori dalla storia. Io penso che le possiamo prendere. E allora l'invito che faccio, io ci sono, mi trovate, diciamo, schiacciato su questo terreno. Abbracciamo la, diciamo così, la sfida delle cose, delle grandi questioni di sistema che stanno su un'agricoltura, perché abbiamo bisogno di ritornare a questo. Abbiamo bisogno di tornare anche alle agroenergie, alla filiera. Noi possiamo fare le fattorie sociali. Noi le abbiamo esattamente dentro il nostro programma e abbiamo le risorse per farlo. Abbiamo bisogno soltanto di incrociare con il nostro. Anzi, da un lato chi ha voglia di mettersi in discussione e dall'altro chi offre uno strumento per mettersi in discussione. Altrimenti noi rischiamo purtroppo di un ulteriore cortocircuito. Allora chiudo per dire, rivediamoci tutte le altre volte che volete, manteniamo alto il livello della interlocuzione, stiamo con cultura di responsabilità alle grandi opportunità che questo prossimo periodo di programmazione ci consegna. Partiamo da ciò che oggi Ludovico sapientemente, saggiamente, brillantemente ci ha proposto con la sua amministrazione. E i sindaci che hanno condiviso questa progettualità oggi vengono sostanzialmente a supporto e a suggellare una grande intesa di un popolo che raggiunge 50.000 cittadini, 30.000 cittadini, quanti siamo, il grande desiderio di continuare una marcia unica, un desiderio, un messaggio unico. E allora abbiamo bisogno di coinvolgere i cittadini. E io che sono stato eletto meno di 52% di cittadini, meno di 52%. Mi rendo conto che ciò da recuperare molto, perché c'è stato il 48 che mi ha votato per una buona parte e mi ha detto che diamo un'ulteriore pillola di fiducia. Ma c'è stato il 52 che ha detto non vado a votare proteste, non vado a votare. E allora io lo devo chiedere, io, noi ci dobbiamo chiedere come recupero a me, perché questa battaglia e questo rischio quotidiano, questa fatica, noi la mettiamo in campo, esattamente, principalmente, per quello che ha innamorato che è stata la parte, a cui noi stiamo dicendo che se noi vogliamo metterci alla luce, ci crediamo, abbiamo passione e amore, è esattamente per prenderlo per i capelli e riportarlo qui, e dirgli che insieme noi vinciamo questa battaglia e insieme ricostruiamo una Basilicata.
possibilmente unita nei territori in una dimensione che va oltre i confini, ma veramente pensiamo di fare sviluppo stando all'interno della nostra piccolo grande cornice democratica. Ma quando io parlo di macro regioni non tanto perché voglio annettermi o annettere, ma perché voglio dire che c'è un termine nella Costituzione che si chiama cooperazione internazionale, e se io mi prendo e mi parto e vado a Bari e vado a firmare e sottoscrivere la petizione che la Gazzetta del Mezzogiorno mette in campo per chiedere a Lupi, al ministro Lupi, di finanziare l'alta velocità sulla dorsale adriatico, sul ferro, sui treni, è perché io ritengo che quell'alta velocità sia un bene per la Basilicata, altrimenti me ne starei a casa. E se noi concepiamo il quadro strategico delle infrastrutture, la PQ di cui abbiamo parlato con le sue interconnessioni, è perché pensiamo che noi abbiamo bisogno di dialogare tanto con il porto di Gioia Tauro quanto con quello di Taranto, quanto con l'aeroporto di Salerno che decongestiona Napoli, tanto sull'aeroporto di Bari, tanto sulla superficie di Pisticci. C'è bisogno di creare una condizione di sistema nel Mezzogiorno d'Italia, perché il Sud più unito è, più forte è anche nel negoziato con l'Italia e con l'Europa. Altrimenti tutto ciò che viene dai paesi arabi, dal Nord Africa e dai Balcani, dove va? Ci va in base e ci saluta. E noi in difesa di una identità. Guardate, io ci sorrido. Non mi arrabbio, non perché non sono un uomo di identità, o addirittura di identità, ma l'identità è un'altra cosa rispetto al tentare di frenare la capacità di relazionarci con il mondo. Perché gli operatori turistici, noi dobbiamo consegnare esattamente a quei cittadini che vogliono rispettare, che vogliono venire a rispettare, ma penso che questi vogliono tutti, dal negoziante al macellaio. Noi abbiamo bisogno di creare questa e la creiamo, sindaci, culturalmente innanzitutto. Se poi ci vogliamo mettere a fare guerre frontiere, trincee, giudizio fuori dalla grazia di Dio, dalla storia, io onestamente non ci posso stare. E allora chiedo a voi, non fiducia, possibilità di verificarci a vicenda. Stiamo partendo da un livello, tra un po' ci misureremo per capire dove saremo arrivati. E capiremo se saremo promossi oppure no, se potremo superare il primo anno e poi il secondo, e via di là. Ma questo vale, lo dico nell'interesse della Basilicata, se noi stiamo insieme. Il mio appello è soltanto questo, è stato aspetto, però come facciamo? Ho fatto vedere un messaggio fake, un tweet, e poi un altro messaggio fake. In poche ore noi siamo arrivati. Poche ore significa che stavamo parlando semplicemente di capacità relazionale con l'altro, vuol dire che la gente ascolta, vuole stare, vuole profondità, vuole pettegolezza. Basta con questa storia, evitiamo di farci armare da soli, stiamo su un altro livello, viva la Basilicata, e viva questo territorio, e viva Trentino, e viva questa grande iniziativa, ma viva soprattutto questo straordinario popolo che ha voglia di fare. Ciao a tutti, sono Alessandro. Chiudiamo questa diretta, il forum dei giovani di Trekking vi saluta, arrivederci alla prossima occasione. Ciao. Ciao.